abbiamo deciso anche di aprirci a un altro tipo di interlocutore e soprattutto di farlo dialogare con Paolo Franceschetti. Parliamo di Paolo Attivissimo, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buonanotte. Buonanotte a voi. Grazie di essere collegato con noi. E allora, sono due mondi, come dicevamo, sicuramente contrapposti: quello, diciamo, dei complotti, di cui parliamo poi tutte le settimane, di qualunque natura siano, e quello invece di chi, da un punto di vista, diciamo, razionale, li smonta con le sue motivazioni e quindi, insomma, con tutta una serie di argomenti. Allora, intanto salutiamo ovviamente anche Paolo Franceschetti. Paolo, ciao Fabio e ciao a tutti. Allora, possiamo iniziare con un gioco incrociato, nel senso: che cosa conoscete dell'altro e che cosa ne pensate, ovviamente delle cose pubbliche che ognuno di voi, diciamo, rivela o trova scritte, insomma. Cominciamo da Paolo Attivissimo. Io ho conosciuto Paolo Franceschetti in una circostanza equivoca, che detto così sembra un po' male, ma ci siamo trovati a una conferenza sulle scie chimiche a Milano un po' di anni fa, ma la mia impressione è che non so neanche se Paolo Franceschetti si può definire un cospirazionista nel tradizionale classic del termine, perché di solito i cospirazionisti sono arrabbiati, ce l'hanno col mondo. Invece Franceschetti ride, è fuori onda, prima di cominciare ci siamo messi a scherzare insieme. Se fossero tutti così i cosiddetti cospirazionisti, saremmo tutti tranquilli, per cui a differenza di tanti altri personaggi di questo settore, per esempio, Franceschetti è una persona con la quale si può chiacchierare tranquillamente. Abbiamo punti di vista differenti su tanti argomenti, ci mancherebbe altro. Se fossimo tutti della stessa opinione sarebbe una monotonia totale. Per cui si va bene, si può benissimo mangiare una pizza e una birra insieme senza che questo cambi gli equilibri dell'universo, senza che gli uomini lucertola vengano a separarci. Ecco, vedi, adesso è partito sì. Paolo 2, che cosa ci dici? Paolo Attivissimo lo considero il re dei disinformatori, nel senso che fa parte di una squadra di persone che provvedono scientificamente a demolire le teorie di chi, appunto, fa complottismo e si occupa di tematiche complottiste. E a differenza di altri, credo che lui abbia un'intelligenza superiore ad altri che fanno il suo stesso lavoro in buona fede, cioè alcuni sono veramente convinti di quello che dicono. Paolo invece lo una certa intelligenza, smontandolo con scientificità, ci si applica in modo anche divertente, come effettivamente abbiamo visto prima. Effettivamente mi rido proprio quando leggo le sue cose. Talvolta devo dire che una parte delle cose che smonta sono corrette. Qualche giorno fa, per esempio, ho pubblicato un suo articolo in cui smontava una cazzata che gira in internet, che è effettivamente allucinante, che è quella del Papa che è stato condannato dal Tribunale Internazionale, no? Però, perché a volte smonta delle cose corrette, a volte, secondo me, smonta delle cose sapendo che, credo, almeno questa è l'opinione che mi sono fatto, che in realtà sta smontando una cosa che è non smontabile, e comunque fa un lavoro che costringe chi lavora nel complottismo delle volte a mettere i piedi a terra e a regolarsi un po' di più sulle cose che dice, perché è una sorta di contraddittore abbastanza feroce, e che non fa passare feroce non nel senso di cattivo, ma nel senso di molto puntuale. Di conseguenza costringe poi a scavare per poter approfondire meglio certe tematiche. Il suo dibattito con lui e Massimo Mazzucco, secondo me, è eccezionale. Ha costretto chi si occupa di 11 settembre solo per diletto, come me, a andarsi a vedere proprio tutte le varie teorie a destra, a sinistra, contro, a favore, eccetera, per poi farsi un'idea. La cosa che penso è che poi certe volte alcune cose, secondo me, fanno il lavoro contrario, nel senso che loro, cioè Paolo, alcune persone che lavorano nel suo campo, che fanno? Smontano certe cose, quindi proprio perché le smontano con troppo accanimento, dall'altra parte uno dice: ma
c'è troppo accanimento. Qua voglio approfondire perché c'è qualcosa che non va. Per esempio, io mi viene un po' da ridere perché ho avuto il desiderio di approfondire la questione del se siamo andati o no sulla Luna quando ho visto Paolo aveva scritto un libro Siamo andati sulla Luna. Ho detto, ma che cazzo di bisogno c'è di scrivere un libro sul fatto che ci siamo andati? È ufficiale che ci siamo andati, quindi a quel punto ho cominciato a approfondire e devo dire che qualche dubbio mi è venuto, pur non sapendo dove sta la verità, perché io non è che mi occupo di queste cose, quindi leggo e mi interesso, però diciamo che diventa un sospetto molto forte quando uno scrive un libro così. Sì, se vuoi su questo sì, posso rispondere. Certo. In realtà il progetto del libro Luna sì ci siamo andati, che fra l'altro si può scaricare gratuitamente da internet, è nato proprio perché mi sembrava un taglio diverso per raccontare un'avventura. Siccome mi capitava spesso di incrociare su internet persone che dicevano non ci siamo andati e le ombre sono fatte così e mancano le stelle, cose che sono già ormai state spiegate da fotografi semplici, persone comuni che hanno capito come funziona la fotografia, allora ho detto mettiamo insieme tutte le risposte così una volta per tutte possiamo chiudere questo argomento e occuparci di questa avventura. Strada facendo, il libro doveva essere in realtà poche pagine, poi se è cresciuto come tanti miei progetti, e è diventata un'occasione per parlare di questa avventura, di raccontare dietro le quinte, retroscena, raccontare le cose divertenti, imbarazzanti, i veri complotti lunari, quelle cose che non erano state raccontate all'epoca e che adesso con l'apertura degli archivi, con la caduta del regime sovietico, sono diventate di dominio pubblico. Per cui non è che mi piace la teoria di Franceschetti, che è una specie di una metacospirazione, nel senso che se io mi occupo di qualche cosa per spiegare che non è un complotto, vuol dire che è un complotto. Quindi penso che mi darò prossimamente alla botanica, così poi troveremo che in realtà sono delle piante assassine che servono per dominare l'universo attraverso i loro semi, le loro spore, ma ci possiamo lavorare insieme sicuramente. Ecco, c'è questo accanimento che diceva Franceschetti, diciamo, quando si smentisce apparentemente, no, con troppa foga, con troppo ardore una determinata teoria. Ma non so, secondo me è che molte persone scambiano per accanimento che invece è un approccio molto preciso. Purtroppo esiste una teoria che ha un nome un po' scurrile, è la teoria della montagna di Letame. Letame però si scrive con la M iniziale. In pratica, per partorire una teoria cospirativa non ci vuole niente, per smontarla, per verificare tutte le affermazioni che vengono fatte ci vogliono ore, giorni, settimane, a volte scappano veramente le vacche al pascolo quando si fanno queste cose. Per cui quando poi si legge il risultato di un'indagine si ha spesso, lo vedo anche nei colleghi, la sensazione che sia un lavoro pedante, esaustivo, un po' ossessivo. Purtroppo è quello che si deve fare, si chiama giornalismo, quando si va a fare un'indagine bisogna essere meticolosi, verificare tutto quello che si dice, altrimenti poi si finisce per fare gli stessi errori che vengono spesso addebitati ai sostenitori delle tesi alternative. Tra l'altro io voglio chiarire una cosa, non è che io il mio compito di dire i complotti non esistono. Io voglio semplicemente proporre degli strumenti che permettono di sapere quali sono i complotti reali e quali sono i complotti inventati, perché se voglio fare il cospirazionista anch'io potrei dire questa tesi, che le tesi di cospirazione su fenomeni dalle scie chimiche agli UFO, agli 11 settembre, allo sbarco sulla Luna, sono tutte invenzioni fatte per distrarci dai complotti reali. Passiamo un sacco di tempo a litigare su internet con fra persone su queste cose e intanto qualcuno ci sta fregando. Vedi com'è facile essere complottisti? Ecco, c'è un complotto che tu hai scoperto esistente o quantomeno diciamo che lo ritieni diciamo veritiero in tutti questi anni di analisi, ecco, di queste teorie? Di cospirazioni reali sì, ne ho incontrate tantissime e la cosa che trovo particolarmente affascinante è che raccontarle rivela un lato della nostra cultura, della nostra società che molto spesso viene ignorato. Per esempio, tutti conoscono la storia del Titanic, la nave che è affondata, e si sa, penso sia di dominio pubblico, il fatto che un ricercatore, Ballard, riuscì finalmente a recuperare, trovare il relitto che si pensa fosse disperso.
la storia ufficiale di questo ritrovamento era che Ballard aveva deciso di tasca sua di andare a recuperare questo, a trovare questo relitto. Adesso sappiamo che in realtà era finanziato dal governo americano per delle ricerche subacquee segreti ai russi. Questo è stato emerso grazie al lavoro accuratissimo di numerosi giornalisti, e abbiamo quindi le conferme del fatto che le cospirazioni, le macchinazioni reali esistono. Tornando allo sbarco sulla Luna, i russi ci provarono, cercarono di battere sul tempo gli americani. Un progetto che rimase segretissimo per una ventina d'anni, finché cominciarono a emergere le prime indicazioni. Adesso abbiamo le biografie dei grandi progettisti russi, geni del loro settore, che raccontano del loro missile N1 che era stato costruito proprio per arrivare per primi sulla Luna. Poi fallì i primi lanci, i russi decisero di lasciar perdere, però di questa cosa in Occidente, almeno pubblicamente, non si sapeva nulla. È emerso adesso dagli archivi che gli americani, il governo americano, sapeva di questo progetto rivale e quindi fece la corsa, proprio perché sapeva, temeva di essere battuto sul tempo anche in questo traguardo così prestigioso. Per cui sì, i complotti reali ci sono, e sono delle storie altrettanto affascinanti da raccontare, e io vorrei tanto avere tempo di raccontare questi complotti reali, ma sono sempre preso a smontare i complotti finti. Appena riesco a liberarmi un po', mi occuperò anche di questi. Il diffondersi di internet, no? Chiaramente è un mezzo potentissimo, permette a tutti, insomma, di dire in modo ultra libero quello che vogliamo dire, e chiaramente da quando c'è internet così diffuso, no? Chiaramente sono aumentati, anzi diciamo che si sono creati, no? Dei veri e propri spazi dove ognuno in vari campi racconta quella che ritiene essere la verità nascosta. Ecco, ma che cos'è in questo caso? È il mezzo, diciamo, che induce l'essere umano, ecco, a diciamo buttare in rete, ecco, tutto quello che pensa, che magari, ora non parlo ovviamente dei più noti cospirazionisti, ecco, che conosciamo, ma anche della persona qualunque, no? Che in rete poi scaglia la prima cosa che gli passa in mente. Quindi è il mezzo che facilita questo propagarsi poi di leggende metropolitane, di cose non verificate, oppure comunque l'uomo da sempre, no? È preda anche di questa parte, per cui, no? Si deve sempre sospettare di quello che si vede, di quello che ci capita attorno. Vuoi che risponda? Sì. Penso che il cospirazionismo è sempre esistito, ci sono indicazioni storiche in tutte le epoche, credo che sia quindi una cosa naturale dell'umanità. Quello che è cambiato è che adesso tutti possiamo comunicare molto più velocemente, e quindi la velocità di propagazione delle tesi cospirazioniste è molto più rapida. Diamoci, per tesi cospirazionista non intendo necessariamente dire è un complotto da parte di questo o quell'altro potente del mondo, ma semplicemente la spiegazione semplice di un evento. Per esempio, attentati di Boston, salta subito fuori qualcuno dire: beh, se lo sono fatti da solo gli americani, perché avevano bisogno di giustificare alcune nuove norme di sicurezza. E è una spiegazione semplice che ha un grosso vantaggio. Ne ho parlato, ho chiesto appunto anche a numerosi psicologi per capire la mentalità che c'è dietro il cospirazionismo. La nostra passione innata ce l'ho anch'io, insomma, mi viene facile fabbricare complotti se mi ci applico. La spiegazione psicologica che propongo, perché me l'hanno riferita appunto gli specialisti del settore, è questa: che trovare la cospirazione dappertutto permette di non doversi occupare dei dettagli di una faccenda. Se io voglio dire, vado su internet e dico: ah, sono sicuro che l'11 settembre è stato un autoattentato, ho risolto il problema, non me ne devo più occupare, perché ho già capito, secondo me, tutto quello che c'è da capire, e non devo quindi perdermi in approfondimenti sulla natura delle strutture, delle torri, gli incendi, come lavorano i pompieri, tutte queste cose. È un modo per semplificare la realtà, in sostanza. È un approccio che ci viene anche, come dire, è goloso, ci ispira facilmente, perché è una visione semplificata dell'universo.
e quindi non ci dobbiamo preoccupare, magari anche soddisfa alcuni preconcetti. Questa è un'altra cosa che ho notato molto spesso: tendiamo a credere alle tesi di complotto non perché sono vere o false, non perché sono più o meno ben documentate, ma perché si adattano al nostro modo di vedere il mondo. Molte persone, per esempio, hanno uno spiccato anti-americanismo, oppure hanno paura delle sostanze chimiche, e allora i complotti si basano molto spesso a queste caratteristiche. Quindi se viene fuori una storia, per esempio, che gli americani mettono sul mercato la CIA, per esempio, questa è una tesi che ho visto in un sondaggio recentemente, la CIA ha inventato il crack, la droga, perché così poteva avere il controllo dei giovani. Ci sta, funziona, fa leva su alcune nostre paure. Ma se io invece ripresento la stessa teoria, quindi sto presentando la teoria senza nessun fatto di supporto, ma se dico semplicemente, se faccio questa affermazione, il governo sudcoreano ha fabbricato il crack per tenere meglio sotto controllo la propria popolazione, non suona altrettanto seducente. Ha un certo non so che. Se dicessimo, che so, il governo di San Marino fa queste cose per controllare i sammarinesi, fa ridere. Quindi le teorie molto spesso prendono piede perché soddisfano un pregiudizio. E uno degli strumenti che io propongo di usare, non pretendo certo di avere la verità in tasca, è quello di dire: siccome tutti abbiamo questi pregiudizi, ognuno ha i suoi, quando si esamina una tesi di complotto, una tesi che spiega il mondo, dobbiamo cercare di dare la tara, perché potrebbe esserci questa influenza nel crederci o non crederci, derivante dal fatto che ci sono di mezzo i nostri pregiudizi. Paolo Franceschetti. Ma allora, qua le cose da dire su quello che ha detto Paolo sarebbero veramente tantissime. Procedo un po' random per quello che, diciamo, per quello che mi ricordo. Allora, cominciamo col dire che la spiegazione complottista non è una spiegazione facile che permette di evitare i dettagli, perché dire che è un complotto, poi devi anche spiegare i dettagli del complotto, e spesso non è facile trovarlo. Ma in particolare, poi parto dalla mia esperienza, io sono diventato, tra virgolette, un complottista partendo dai particolari. Cioè, nelle indagini di cui mi sono occupato, nelle vicende giudiziarie, i conti non tornavano. Quindi parlo della vicenda che più mi impegna in questo periodo, Bestie di Satana. Quando trovi le prove falsificate, le cose che assolutamente sono incongruenti con la realtà, tre ragazzi macilenti e drogati avrebbero scavato in un bosco dove ci sono delle radici, una buca profonda 2 metri quasi, larga 1,20 m, in poche ore di notte con la pioggia e con la temperatura sotto zero, quando invece dei periti agrari mi dicono: guarda, solo con una ruspa può essere fatta questa cosa, non può essere fatta a mano. Io ho portato delle persone competenti, esperte, che hanno provato a scavare con di più che una ruspa e una vanga, e non ce l'abbiamo fatta per più di 30 centimetri. Poi mi hanno spiegato quali sono le tecniche, eccetera, e invece la procura s'accanisce a dire che sono tre ragazzotti sbandati. No, c'è qualcosa che non va. E quando vedo un atto giudiziario di polizia giudiziaria di i poliziotti che controllano una macchina, non la macchina che quella sera doveva portare i ragazzi che poi sarebbero stati uccisi sul posto, no, un'altra macchina uguale che è del padre del ragazzo, e lo scrivono macchina uguale a quella di quella sera. Facciamo un controllo sull'impianto elettrico, l'impianto elettrico è a posto, conclusioni: non è possibile che quella sera la macchina si sia fermata per un guasto elettrico. Era un'altra macchina che hanno periziato, l'hanno scritto, e al pubblico ministero è andata bene. E questi sono particolari. Quando partono in massa tre macchine di poliziotti per andare a Roma a sentire una donna che è al vertice di una setta satanica, e questa donna offre delle indicazioni, dice nomi, cognomi, la setta a cui apparteneva la vittima, dopodiché i poliziotti ripartono, non indagano su quella setta, incastrano delle persone che non c'entrano niente, e le persone che stanno in quella setta andranno a testimoniare al processo contro gli imputati e diranno: questi erano satanisti e quindi noi ci siamo allontanati perché erano gente cattiva, ma loro fanno parte della setta e sono quelli che ha indicato questa donna. E questa donna viene ritrovata l'anno dopo decapitata a Roma, e nessuno nota il collegamento
tra questa donna decapitata, diciamo, queste cose, questi atti processuali successivi, uno comincia a dubitare e a pensare che ci sia qualcosa che non va. Quindi io da lì sono risalito a qualcosa di molto più grande, e quindi dai particolari, per le cose almeno che, di cui, in cui mi sono occupato io. Quindi già questa è una cosa che secondo me non quadra, insomma, di questo modo di impostare la cosa. Non è più facile la teoria complottista, è solo un'altra. È anche molto facile dire adesso, per esempio, il sistema, cioè abbiamo una crisi perché perché non hanno fatto degli investimenti corretti le aziende, le banche hanno fatto investimenti sbagliati. No, la tesi complottista apparentemente più semplice, ma poi deve spiegare perché siamo arrivati a questa cosa, dove parte la crisi economica, tutto il percorso della crisi economica. E quindi è comunque un lavoro anche di particolari. Vabbè, questa è una prima cosa. Poi lui, Paolo, dice giustamente: alcune tesi ci distraggono dai veri complotti. Questo è vero, sono convinto anch'io che alcune volte, occupandosi di complotti particolari o di alieni che arrivano dall'alto a farci chissà che, effettivamente poi ci dimentichiamo i complotti più banali, quelli del cibo che è totalmente contaminato, quello dell'agricoltura che hanno distrutto, in modo che così oggi sostanzialmente a un contadino non convenga più coltivare il proprio campo, quella dell'acqua che diventa sempre più cara e in certe zone come la mia addirittura l'hanno dichiarata imbevibile perché c'è troppo arsenico e così via. Insomma, quindi sì, su questo c'ha ragione lui, certe volte alcuni complotti distraggono. Poi che altro? Ha detto talmente tante cose che adesso non mi viene in mente altro, insomma. Ah, una cosa, dice Paolo, il cospirazionismo è sempre esistito. No, esiste da qualche anno, proprio perché ci sono più materiali, e è stato possibile vedere ad alcune persone come alcuni fatti ricorrano nella storia e come ci sia un disegno unitario, un progetto unitario dietro all'Unione Europea, cosa che prima non era possibile vederlo. Adesso è invece più possibile grazie a internet, un internet che ha diffuso le teorie complottiste e quindi anche delle teorie assolutamente fantascientifiche, effettivamente. Però non è che è internet che ha fatto il danno, in realtà prima le cazzate le potete trovare pure sul Corriere della Sera o su Repubblica, e quando, non so, i principali quotidiani dicono che Moro è stato rapito dalle Brigate Rosse e che quell'azione da comando militare è stata effettuata da dei brigatisti che si sono, secondo gli atti del processo, allenati a salve in una villa di campagna per non far rumore, quindi con proiettili a salve, e poi hanno fatto un'azione degna di un comando militare, beh no, cioè quella è una stronzata che trovi su un giornale, ma sempre stronzata è. Ora trovi anche delle stronzate su internet, ma almeno ci sono più cose, la gente può scegliere di più, e tra varie cazzate che trova su internet almeno comunque ha la possibilità di verificare più cose e poi di farsi un'idea migliore. E qui torno al particolare: dire che il sequestro Moro non è stato organizzato dai servizi segreti italiani e israeliani, anzi in particolare dalla Gladio militare, non significa avere una teoria complottista e semplicistica, perché poi devi spiegare come hanno fatto, perché eccetera, e devi dimostrare. Ma la teoria non complottista è ugualmente semplicistica: sono stati i brigatisti rossi, d'accordo, e poi perché non hanno fatto le indagini su il numero di bossoli, per esempio, che è stato trovato sul luogo del delitto? Perché hanno periziato neanche la metà dei colpi sparati in via Fani? Come hanno fatto a sparare con una mitraglia, a colpire due carabinieri al lato a Moro e non colpire Moro che invece stava al centro? Questa è la spiegazione di un complottista. La spiegazione complottista è un'altra, ma probabilmente scendere nel particolare, insomma. Quindi sono due modi diversi di vedere la realtà, e non credo che sia più semplice quella complottista. Mi sembra anzi molto semplice quella non complottista, in cui sì, è tutto un caso. Noi abbiamo avuto 45 stragi in Italia dal 45 ad oggi, non è mai stato trovato nessun colpevole, tranne qualche volta qualche esecutore, ma in 2-3 stragi, non di più. Perché? Ma forse perché i nostri
servizi segreti sono inefficienti, perché i magistrati sono inefficienti, perché la polizia è cretina, e questa è la spiegazione non complottista. La spiegazione complottista: c'è un complotto volto a creare una situazione di instabilità in Italia per dei motivi storici ben precisi. È una spiegazione che non è più semplice, è solo diversa. No, su questo sono d'accordissimo, nel senso che forse qui c'è una differenza di interpretazione, nel senso ci occupiamo di tipi di complotto differenti, vale a dire, Franceschetti con gli esempi che ha fatto ha raccontato dei complotti che hanno una forte caratteristica, connotazione politica. Io cerco di occuparmi di tesi di complotto che hanno dei dati oggettivi, tecnici, sui quali si può essere tutti d'accordo. Poi sui dati ognuno costruisce la propria tesi, però almeno i dati devono essere in comune per tutti. Quindi forse la differenza nel senso di vedere tesi semplici o tesi meno semplici deriva proprio dal fatto che ci occupiamo di ambiti leggermente differenti. Però sul principio sono d'accordo, in alcuni casi la tesi tradizionale, diciamo ufficialista, anche quella è semplificativa. Quello che manca molto spesso è però l'attenzione a vedere quali sono i fatti alla base, cioè cominciamo a costruire le tesi, qualunque siano, non chiamiamole né complottiste né ufficialiste, cominciamo a costruirle su una base comune di dati sui quali siamo tutti d'accordo. Se riusciamo a fare questo, allora poi possiamo passare dai dati alle opinioni. Questo purtroppo molto spesso non viene fatto. Un errore di metodo che io vedo frequentemente è quello di prendere il singolo particolare, farlo diventare un sospetto e da lì cercare di costruire una versione alternativa. In realtà, se andiamo a vedere qualunque situazione, è facile trovare degli elementi sospetti. Faccio giusto un esempio sciocchino. Sono andato al Politecnico di Milano a fare una conferenza pochi giorni fa, e poi dopo la conferenza siamo andati a mangiare, siamo allontanati, siamo andati poi a prendere l'auto prendendo la metropolitana. Ebbene, su quel vagone di quel specifico treno della metropolitana, diverse ore dopo, ho trovato una persona che era presente alla conferenza, che mi ha riconosciuto, mi ha salutato, abbiamo fatto due chiacchiere. Allora io posso interpretare questo fenomeno come coincidenza, oppure questa persona era uno stalker. Sono due interpretazioni di fatti, di fenomeni ovviamente molto contrapposte, però è facile su qualunque circostanza costruire una tesi di complotto. Quello che io cerco di fare, di mettere in guardia, attenzione, è facile selezionare soltanto i fatti che ci sembrano sospetti e poi costruirci sopra una tesi, ma dobbiamo in realtà guardare i fatti nel loro complesso. E questo è un errore che vedo molto frequente. Il mio consiglio è semplicemente questo: a prescindere dalla materia in cui ci si muove, come si fa a sapere se una tesi di complotto è fondata o meno? Uno degli ingredienti è capire se la tesi di complotto, la tesi alternativa a quella, chiamiamola ufficiale per semplicità, è improprio, però chiamiamola ufficiale. Vedere se è possibile, sulla base di questi elementi, costruire una tesi alternativa coerente. Allora, se è coerente, se non ha contraddizioni interne, allora ha un certo valore, ha un certo merito, posso soppesarla. Se però nel mio lavoro di indagine salta fuori che ci sono delle contraddizioni all'interno della tesi di complotto, la tesi cospirazionista, allora ha lo stesso poco valore della tesi ufficialista, che presenta delle contraddizioni. Alla fine il lavoro è quello: si prendono tutti i dati, si guarda se la tesi di una parte ha senso, sta in piedi, si guarda se la tesi dell'altra parte sta in piedi, si vede quale delle due tesi è maggiormente supportata dai fatti, e poi ognuno prende le proprie decisioni. È stato nominato, no, da poco, diciamo, Letta, gli è stato dato questo incarico, no, di formare un governo, e subito, no, sono partite le voci, no, e fa parte del Bilderberg, no, le cose che poi sono state dette anche su altri esponenti. Parto da questo spunto per chiedere sempre a Paolo Attivissimo, ecco, se secondo lui, ovviamente qui siamo sul piano, diciamo, di opinione personale, non che a livello di studi o ricerche, diciamo, esiste solamente il potere cosiddetto costituito, cioè quello che si vede, quello che, di cui poi si parla quotidianamente da tutte le parti, oppure pensi che
chi sostiene, tra cui ovviamente Paolo Franceschetti, che esistano poi altre regie occulte che manovrano, o possono esistere regie occulte che manovrano poi determinati grandi eventi, diciamo, che capitano all'interno di un paese come il nostro. Ma a titolo di opinione personale, chiunque pensi che non esistano delle lobby o che non esistano, come dire, dei piani che non vengono rivelati al pubblico da parte dei governi, chi pensa che i governi lavorino sempre alla luce del sole, è un ingenuo. È ovvio, è inevitabile che per ragioni di Stato ci siano delle attività che non vengono divulgate, ci siano delle pianificazioni che non vengono rese pubbliche, e di questo abbiamo ampia documentazione passata anche presente, quindi non è certo una novità. La domanda che pongo è: ok, benissimo, sappiamo che le trame, i complotti, le lobby esistono, ma quali? Se parliamo di gruppi che hanno un forte potere economico, come potrebbero essere per esempio le società petrolifere, le società farmaceutiche, allora, dati alla mano, per esempio c'è un ottimo lavoro fatto da Ben Goldacre, che si sta occupando degli inganni della farmaceutica, del Big Pharma, e lo fa con dati, lo fa con ricerche meticolosissime, allora sì, non c'è nessun dubbio, siamo d'accordo, non si tratta di tesi campate per aria. Se però io, per cose come gruppo Bilderberg, comincio a insinuare che Bush sia in realtà un uomo lucertola, perché lo si vede come fermo immagine in alcune riprese televisive, allora no, perché siamo di fronte a una tesi completamente fuori dalla realtà. Comunque tesi va bene, l'importante è che sia supportata dai fatti e non da interpretazioni fantasiose o addirittura da accuse campate per aria. L'idea che Letta sia membro di questi gruppi occulti, ok, abbiamo delle prove? Parliamone. Non abbiamo delle prove? È una congettura assolutamente campata per aria, se non abbiamo prove. È gossip. E francamente, con tutto il gossip che già si fa in Italia, mi sembra che questa sia una grossissima perdita di tempo. Concentriamoci sui fatti. Paolo 2? No, guarda, quello che ha detto Paolo adesso è, diciamo, ineccepibile. C'è un discorso di fondo sull'atteggiamento che c'ha Paolo attivissimo rispetto al mio o quello che hanno altri complottisti. Allora, dal punto di vista, Paolo attivissimo prima ha parlato della psicologia, no, del complottista, dice: così c'è una spiegazione più semplice, il mondo gli sembra più facile, e poi ci sono anche altre motivazioni psicologiche, va bene, soddisfare le nostre paure e quant'altro. Quello che a me mi stupisce è, cioè, cosa muove però a una persona come lui o altri a smontare continuamente complotti. Cioè, mi spiego, se io trovo un libro in cui uno dice che il mondo è governato dalle formiche rosse e c'è un complotto delle formiche rosse per assoggettare l'umanità, ma io non ci perdo proprio tempo a andare lì e a smontarlo. Se israeliani perdono tutto il loro tempo appresso a una persona come Rael, che dice che arriveranno gli extraterrestri, ha creato tutta una comunità e si fa dare dei fondi, ma a me che me ne frega? Cioè, questo è il discorso. Dovrei occuparmi di costruire, non di distruggere. E invece nella loro opera vedo un'opera di distruzione che, peraltro, delle volte, appunto, io l'ho trovata molto sospetta. Faccio l'esempio delle scie chimiche, così magari parliamo di qualcosa di più specifico. Io non sapevo nulla delle scie chimiche. Il giorno in cui feci una conferenza con Rosario Marcianò, misi l'annuncio di questa conferenza, io non conoscevo neanche Rosario all'epoca, e avevo sul mio blog una percentuale X di lettori, X commenti, non so, ogni post, diciamo, in una giornata potevo avere 20 commenti, 30 a fine giornata, e misi quel post, dopo un'ora avevo 50-60 commenti di una serie di persone che venivano dal gruppo di Striker Enemy, che era come una sciame di cavallette che si sono precipitate lì con un accanimento che chi lo vede da fuori dice: no, ma qua c'è qualcosa che non va però. E soprattutto lì poi scatta la domanda:
Io parto da profano, quindi non sto difendendo la tesi delle scie chimiche perché non so nulla. Quindi da profano dico, non so se ci sono o no le scie chimiche. C'è una persona come Rosario Marciano che dice che ci sono e altri, Tom Bosco e altri, che dicono che ci sono. E questi dicono di no. Vabbè, ma se, non, se, se fosse falsa così, ma perché accanirsi? Questi dicono che ci, ci sono questi complotti, non ci sono, e sti cazzi, perché dobbiamo metterci lì a, a smontare queste persone che dicono queste cose? Lasciateli dire, è lo stesso ragionamento che qualche volta è stato fatto a me quando mi dicono, guarda in quel sito dicono che tu non sei neanche avvocato, ma che mi frega, ma perdo tempo a, a smontarli, a dire no guardate che io mi sono laureato il giorno X, sono diventato avvocato l'anno Y, gli faccio vedere il diploma, ma che lo dicessero, ma dove sta il problema se mi dicono una cosa del genere? Dove sta il problema se le scie chimiche non esistono e quindi se, se è tutta un'invenzione? Peraltro tutto questo dibattito crea un effetto contrario, cioè che adesso io alzo la testa al cielo e delle volte le vedo ste scie, o perlomeno mi sembra di vederle, perché dico toh, ma guarda un po', ci sono, c'è un reticolo e che sono passati 6 aerei a destra e poi 6 a sinistra, hanno fatto una sorta di, sì, di reticolato, ma non, non mi sembra la cosa normale che può fare un aereo di linea, così a intuito, quindi a, a quel punto cominciano a venirmi dei sospetti, insomma. Quindi alla fine questo cancan, diciamo, ti fa interessare di più all'argomento, ecco. Sì, cioè ti fa venire il dubbio e spesso poi è proprio l'accanimento contro un determinato tipo di argomentazioni che ti fa capire che la pista invece è quella giusta. Nella mia esperienza mi ricordo quando io, adesso mi occupo di questa organizzazione da anni che si chiama Rosa Rossa, perché ho potuto io personalmente, lasciando perdere poi le prove che porto, i libri di testo che ho tirato fuori eccetera, e tutto il corredo di prove, diciamo così, a supporto di chi mi legge, no? Per me stesso, appena ne ho parlato, mi è successo un casino. A quel punto ho pensato ok, quindi evidentemente sono sulla pista giusta, perché le reazioni che ho avuto nei miei confronti, ma non sul blog pubblicamente, in privato, riguardo a questa organizzazione, mi hanno fatto capire che andava bene così, cioè che era quella la strada, perché mi hanno minacciato, mi hanno detto di non parlarne, mi hanno proposto di non parlarne in cambio di hanno fatto un tale casino che se c'era silenzio forse avrei detto ma esiste, non esiste, che ne so. Quella invece per me è stata la prova mia personale che effettivamente questa organizzazione esisteva, e da lì poi sono andato oltre. E quindi lo stesso fenomeno c'è, cioè per chi legge, per i lettori, quando uno vede troppo accanimento da una parte dice beh allora c'è qualcosa che non va. Capisco il dubbio di Paolo Franceschetti, posso rispondere molto semplicemente. Il problema è che non è che uno possa starsene in disparte e lasciare che vengano fatte 12 interrogazioni o più interrogazioni parlamentari inutili sulle scie chimiche, o che si facciano, come per esempio quello che sta succedendo questi giorni in Inghilterra. C'è un'epidemia di morbillo, c'è gente che sta morendo di morbillo perché qualcuno ha messo in giro la diceria che certi vaccini causano l'autismo. Diceria verificata, smentita, analizzata, controanalizzata, è una balla, però ormai è entrata nella cultura comune e ci sono tanti genitori che rifiutano di vaccinare i figli, col risultato che adesso malattie che stavano scomparendo stanno diventando letali. Quindi spesso la tesi di complotto non è una cosa che dice ma chi se ne frega, nel caso di israeliani siamo d'accordissimo, se vogliono credere che Israele sia la loro divinità si arrangino pure, nessun problema, non cambia il mondo. Ma se io ho le risorse dello Stato che vengono buttate via perché bisogna dibattere su un problema che in realtà non esiste, come quello delle scie chimiche, perché obiettivamente la storia di Reti ha una spiegazione che qualunque pilota di linea e qualunque controllore di volo sa dare in pochi secondi, basta chiederlo, infatti è quello che si fa. Quindi molto spesso queste tesi di complotto non sono semplicemente delle fantasie isolate che tanto non fanno male, per cui sarebbe stupido accanirsi. In alcuni casi possono causare dei veri drammi. Faccio un altro esempio: ci sono persone che sono convinte di quello che ha fatto un guru indiano, si chiama Prajani, che dice di essere capace da 70 anni di vivere senza mangiare. E uno dice: sì, è una cretinata, siamo tutti d'accordo.
non ci vuole neanche chissà quale indagine. Però se poi ci sono persone, come è successo, che credono a queste cose, perché non c'è una voce che le smentisce, non c'è una voce che dice no, facciamo un esame, verifichiamo i fatti e salta fuori che in realtà questo mangia di nascosto, questa gente muore, si uccide, si lascia morire di fame, come è successo, ho nomi e cognomi purtroppo in archivio di persone che si sono fatte sedurre da queste idee e sono andate poi incontro a una morte inutile. Quindi non è tanto un accanimento, è un accanimento se si tratta di cose frivole, ma quando c'è di mezzo ci sono di mezzo delle vite, allora secondo me l'accanimento è quasi doveroso. Lasciare. Scusa, Paolo, ma mi vuoi dire che l'accanimento contro le scimmie è perché vuoi evitare che si facciano 12 interrogazioni al Parlamento? O non solo, voglio evitare, per esempio, che si diffonda un panico giustificato nei confronti di una cosa come il traffico aereo, che già fa fatica a campare, perché lo sappiamo benissimo le compagnie aeree come sono messe. Se cominciamo a dire gli aerei fanno le scie chimiche, va bene, allora smettiamo di andare in aeroplano, fermiamo tutte le compagnie aeree e poi? Quindi... Allora scusa, ti faccio un'altra domanda. 11 settembre, anche qui io me ne sono occupato da lettore, quindi non posso dire molto. Devo dire che mi convince molto di più la tesi del complotto. Perché? Perché c'è una terza torre che nessuno ha mai analizzato, né che cosa ci fosse, né come è crollata, ma è crollata, perché non mi convince la storia della buca nel terzo aereo, per una serie di motivi. Ma metti pure che invece sia vero, sì, l'11 settembre l'ha fatto Bin Laden e Al-Qaeda ha dirottato questi aerei e hanno buttato giù le due torri in 10 secondi, 11 secondi, quant'è, queste torri sono crollate. Una cosa che mi dicono che non si può fare con delle normali cariche, neanche con delle normali cariche esplosive messe lì, ma va bene, comunque diciamo che è successo, è stato Bin Laden. Ora, se qualcuno mi dice no, guarda, l'hanno fatto gli americani, ma qual è il problema? Cioè, perché uno si deve accanire? Se tanto è vero, perché uno deve pensare a smontare le teorie di folli che dicono che invece l'11 settembre se lo sono fatti gli americani da soli per poter dare un giro di vite? Vabbè, i motivi li sappiamo, insomma, no? Ma in un caso di questo genere, io ho seguito questa questione perché ho visto che una forte parte dell'opinione pubblica stava cominciando a farsi sedurre da queste tesi alternative. Il rischio era che se fosse vera, se fosse la tesi del complotto per cui è stato un autoattentato, sarebbe stato a questo punto necessario fare un impeachment del presidente. Quindi non è una cosa così da fare alla leggera, sarebbero cambiati gli equilibri del mondo. Se salta fuori che il terrorismo islamista in realtà non esiste ma è un'invenzione della CIA, per esempio, questo cambia completamente le carte in tavola. Quindi non mi sembra una questione frivola che dice chi se ne frega, che differenza fa che sia stato Al-Qaeda, che sia stato Bush. E quindi in questo senso... Scusa, ma tu sei amico di Bush, sei l'amante, cioè perché ti interessi tanto di questa cosa che riguarda comunque gli Stati Uniti? No, ti dirò, in realtà Bush a me sta antipaticissimo, lo considero un personaggio che sarebbe stato meglio non avere mai come presidente neanche della bocciofila locale. Però a me in realtà tutta questa cosa è nata da un fenomeno particolare. Io ero innamorato delle Torri Gemelle, le ho visitate, le ho conosciute da anni fa, le ho studiate per passione quando in epoca non sospetta. Vedermele distruggere davanti agli occhi è stata un'emozione fortissima, terribile. Sapere che c'erano dentro delle persone ovviamente ha aumentato ancora di più lo shock, però è nata da lì la questione. Capire, anch'io quando ho visto certi fotogrammi, certe immagini, ho avuto dei dubbi. E allora ho voluto andare a fondo, un po' per mia ricerca personale. Poi ho visto che c'era interesse anche da parte dei media, quando poi Beppe Grillo e Giulietto Chiesa hanno fatto questo comunicato congiunto e è scoppiato il fenomeno, ho detto beh, forse potrebbe essere interessante pubblicare qualche cosa e dire guarda, io ho queste ricerche, ho sentito i vigili del fuoco, abbiamo sentito i tecnici, ci sono alcuni aspetti che sono stati raccontati in modo distorto, chiariamo queste cose, vediamo sulla base degli elementi tecnici, delle fotografie eccetera, quali sono i fatti dai quali dobbiamo partire, e poi da lì ognuno si fa la propria teoria. Per esempio tutta la faccenda del buco nel Pentagono,
poi è saltato fuori che il buco non è mai stato largo 5 metri come hanno sostenuto Giulietto Chiesa, Dario Fo e altri. Gli stessi cospirazionisti, alcuni che sono stati rigorosi e meticolosi nel ricostruire i fatti, hanno messo insieme le fotografie scattate delle varie porzioni e hanno visto che effettivamente c'era una breccia ben più grande dove un aereo ci passava. Quindi spesso si tratta semplicemente di congetture che sono nate perché uno non conosce i fatti. Che tu dici, Paolo, la terza torre, basta chiedere ai vigili del fuoco di New York, che erano lì e hanno seguito benissimo passo passo quello che è successo, hanno visto che l'edificio è stato lesionato dal crollo delle Torri Gemelle, ha preso fuoco, l'incendio non è stato lasciato incontrollato perché 343 dei loro colleghi erano già sotto le macerie delle Torri Gemelle, c'era New York nel panico totale, l'edificio era evacuato, a un certo punto ha detto lasciamolo bruciare, inutile rischiare delle vite umane, non c'è più dentro nessuno. L'edificio poi, come può succedere quando ci sono le condizioni opportune, è venuto giù perché il calore ha ammorbidito la resistenza dell'acciaio e è crollato. Se si parla con i tecnici del settore salta fuori che queste cose sono insolite, senz'altro, perché non capita tutti i giorni che un edificio di 47 piani venga giù, grazie al cielo, però rientrano nella normalità, non c'è bisogno di invocare cariche esplosive o altri fenomeni. Quindi parlando con i tecnici salta fuori come le tesi alternative in realtà siano basate spesso su un'interpretazione distorta dei dati. Partiamo dai dati, come sempre, io sarò forse ossessivo in questa proposta, però se partiamo da dati sbagliati arriveremo per forza di cose a conclusioni sbagliate, se partiamo da dati buoni abbiamo qualche speranza in più. Quindi insomma quello che ti muove è un'istanza altruistica, sociale. Sì, devo dire, sembra così che io adesso faccia il San Francesco, però c'è anche la mia curiosità personale, io sto seguendo diversi altri fenomeni, diverse altre, non solo tesi di complotto, ma anche fenomeni di astronomia, di fisica, che mi intrigano moltissimo, voglio capirne di più e poi quando posso li racconto attraverso il mio blog, attraverso dei libri. Quindi non è che il mio mestiere sia quello di fare il debunker solo dei complotti, mi interessa andare a fondo alle cose. Sono sempre stato uno che quando gli regalavano qualcosa la smontava. Mio papà si disperava perché vedeva che io mi regalava il robottino nuovo, 3 secondi dopo era già fatto a pezzettini perché volevo vedere come erano i meccanismi interni, e questa passione mi è rimasta e la uso in alcuni casi per le tesi di cospirazione e in altri casi per approfondire dei fenomeni che di cospirativo non hanno assolutamente nulla. Hai citato, no, la fisica, e non so se segui anche un po' la fisica quantistica e diciamo, no, quelle che sono anche le scoperte o presunte tali degli ultimi anni, cioè la parte, no, della fisica quantistica in cui nel micro, no, è stato, credo, da alcuni studiosi evidenziato, no, come la mente umana o quantomeno diciamo l'essere umano riesca a modificare la materia o quantomeno contribuisca. Ecco, ti chiedo se questo poi può avere può aprire delle porte anche a una conoscenza che magari non arriverà adesso ma arriverà in futuro, anche nello spiegare magari fenomeni che oggi non riusciamo razionalmente a decifrare. Certamente non si chiude mai nessuna porta senza averla almeno aperta per esplorare e vedere se c'è qualche sbocco interessante. Qui non si dice mai no fino a che non abbiamo delle prove concrete, no, sarebbe scorretto. Su quello che se la meccanica quantistica o la fisica quantistica possano spiegare questi fenomeni di manipolazione della materia, non so, tu forse ti riferisci a cose tipo telepatia, telecinesi. Sì. Qui c'è un problema di metodo di partenza. Prima dobbiamo vedere se il fenomeno c'è, poi dobbiamo trovare la spiegazione. Non prima trovare la spiegazione e poi vedere se c'è il fenomeno. In realtà, fino adesso, in tutti questi anni, sono circa 100 anni che si studiano questi fenomeni. Nessuno è riuscito in condizioni concordate e controllate a creare questi fenomeni. Se io vado da un fisico e gli dici senti, spiegami questa storia della dualità delle particelle che sono anche onde, che sembra una cosa completamente inventata, lui costruisce un esperimento, mi fa vedere conticini, strumento, risultato, ok, devo accettare perché anche se sembra impossibile questa è la realtà. Ma
allo stesso modo devo fare la stessa cosa con chi sostiene di avere questi poteri telecinetici, telepatici, eccetera. Si costruisce insieme un esperimento in modo che non ci sia l'accusa di dire ah, avete distorto con le vostre vibrazioni negative, con le condizioni erano troppo stressanti, mi è scappata la telepatia. Si costruisce un esperimento concordato e da lì si vede se c'è il fenomeno. Se c'è il fenomeno, allora non è più paranormale, non è più parascienza, è qualcosa su cui possiamo indagare. Ci sono tanti fenomeni che sono stati considerati impossibili e poi sono emersi. La differenza rispetto agli altri, a quelli che in realtà erano fandonie, è che qualcuno si è messo d'impegno e ha trovato una dimostrazione concreta. Molti anni fa si pensava, per esempio, che l'idea che le rocce potessero piovere dal cielo fosse una stupidata. Poi abbiamo visto che in realtà le meteore ci sono. Chelyabinsk in Russia ne ha vista una bella grossa ultimamente. Per cui la porta rimane aperta. Però dire che si debba rincorrere qualunque cosa, si devono rincorrere e inseguire le tesi che hanno delle prove a supporto. Se vedo che poi queste prove non ci sono, se vedo che in alcuni casi c'è la buona fede, in altri c'è la mala fede o il raggiro intenzionale per spillare soldi, allora devo armarmi un po' di prudenza prima di accettare quello che mi viene detto. L'esempio che si fa molto spesso è questo: se io vengo da te o vengo da voi e vi dico che ho una capra invisibile in giardino, mi prenderete per pazzo e dire: beh, senti, Paolo, non è che vediamo se sei diventato improvvisamente folle o se hai davvero una capra invisibile in giardino. Venite da me e mi dite: senti, lo so, la capra è invisibile, però potremmo per esempio gettare della farina per aria e vedere se si deposita e forma la sagoma della capra invisibile. E io mi oppongo, dico no, perché voi siete dei negativi e mi amate delle vibrazioni, fanno scappare la mia capra invisibile. E qui cominciate a sospettare della mia salute mentale, no? E questo è quello che succede quando si indagano questi fenomeni. Quando si dice: ok, vieni da me, facciamo un esperimento, creiamo una situazione in cui tu non puoi usare dei trucchi, tu non puoi avere null'altro che un potere reale, e vediamo cosa salta fuori. Fino adesso in 100 anni nessuno ci è riuscito, e questo comincia, insomma, a far scappare la pazienza un po' di gente. Basta, se proprio dopo 100 anni nessuno si fa avanti e riesce a dimostrare telepatia, telecinesi o altro, e salta fuori invece che tantissime di queste persone sono imbroglioni, allora forse il fenomeno non c'è. Se non c'è il fenomeno, è inutile perdere tempo a cercare di spiegarlo. A proposito, no, dell'arricchimento di interessi, diciamo, tra sponde opposte, complottisti e anticomplottiste, no? C'è poi lo scambio incrociato di accuse. Cioè, i complottisti dicono di te, ad esempio, no, che ovviamente sei, lavori per conto dei famosi poteri forti, quindi per questo disinformi, secondo loro. E magari voi dite che alcune di queste persone che si sono ritagliate una certa visibilità in rete, no, ce n'è qualcuno che magari poi si è anche arricchito propagandando, diciamo, queste teorie. Ecco, è il gioco delle parti o a volte si esagera anche con queste accuse, anche che a volte vanno sul personale? Ma vuoi che risponda io? Sì. Ma ho visto alcuni colleghi essere troppo inviperiti nei confronti del cospirazionismo. Capisco anche che a furia di sentire sempre le stesse accuse e di essere accusati spesso di essere appunto servi dei poteri forti, eccetera, possono anche scappare i 5 minuti e poi possa scappare la pazienza. Però sinceramente non, forse perché faccio questo mestiere hobby, questa passione ce l'ho da tanto tempo, seguo il cospirazionismo, faccio il moderatore di forum abbastanza controversi da tanto tempo, per cui affronto le cose con molta calma, non me la prendo. Colleghi magari più giovani se la prendono ancora. È vero, in alcuni casi ci sono dei toni forti da entrambe le parti. Nessuno, credo, dei miei colleghi che ha lavorato con me sulle tesi sull'11 settembre, sullo sbarco sulla Luna, sulle scie chimiche, si è mai permesso di insultare la controparte. A noi sono piovuti addosso parecchi insulti e altre cose poco simpatiche. Però in ogni caso io non faccio un dramma. Credo che l'errore di fondo sia da parte di alcuni cospirazionisti. No, ma scusa Paolo, come... No, qui ti devo fermare. Come non avete mai insultato? Cioè,
marcia noi avete fatto pure lo slideshow di Binco, cioè è un evento continuo nel caso di del vostro il vostro rapporto con Marcianoi è basato sugli insulti reciproci. Se tu guardi bene quello che noi abbiamo scritto di Marcianoi, non sono mai stati insulti, sono state parodie, sono state prese in giro, che fanno parte della presa in giro tipica che si può fare, questo è legittimo, ma non abbiamo mai dato a nessuno l'etichetta di ladro, servo, bugiardo peggio ancora. Ce le siamo guardati bene. Paolo, sciacallo. E tra l'altro c'è uno di voi che dice, l'ha detto anche a me diverse volte, sempre la stessa frase, sciacallo con tutto il rispetto degli sciacalli, una cosa del genere. C'è una frase tipica che dice uno di voi, e quello è un insulto. Poi, per carità, gli sciacalli sono esseri viventi, insomma, non è un insulto gravissimo, insomma, però non è come essere chiamato, che ne so, D'Alema, ecco, se mi dicessero tu sei come D'Alema mi offenderei di più che sciacallo, però insomma questi sono... Però vorrei sapere chi è questa persona e comunque non sono d'accordo su questi toni, a prescindere, chiunque l'abbia detto, non sono d'accordo. Uno del gruppo di Striker Enemy, riconosco che almeno io non ho mai notato te che insulti qualcuno, però insomma nel gruppo di Striker Enemy ce ne sono diversi che sono incazzati neri, insomma. Sì, sono d'accordo, ma comunque non sono persone con le quali fanno progetti di ricerca. Il gruppo Striker Enemy è un gruppo di persone che fa delle cose, ma non è che fanno parte di un team di ricerca in cui sono coinvolto io. Per cui se questi sono i termini che sono stati usati, assolutamente non sono d'accordo, non li condivido. Anzi, dirò una cosa, io trovo che qualunque tentativo di portare queste discussioni sul piano personale è un fallimento in partenza. Voglio dire, finché siamo a discutere di 11 settembre, mettendo a confronto delle tesi in modo civile, va benissimo, fa parte del normale processo di conoscenza. Ma se invece prendiamo una tragedia come quella dell'11 settembre, comunque uno la pensi, sono morte tante persone, e la riduciamo a uno scontro fra complottisti e debunker, è una cosa veramente triste, meschina, soprattutto quando poi si dice tu sei quello che fa queste cose. No, non sono d'accordo. Infatti se chi ci ascolta va a leggere quello che abbiamo pubblicato su 11settembre.info, sui vari siti ai quali ho avuto il piacere di partecipare, si tratta sempre di guardare i fatti e non di criticare le persone. Se fanno degli errori, si dice, sono informazioni sbagliate, non si insulta mai la persona, che questo sarebbe un autogol secondo me clamoroso. Paolo, vuoi aggiungere qualcosa? Aggiungere no, che devo aggiungere, insomma, posso dire che non, per quello che, come percepisco io Paolo e altre persone che fanno questi studi, io la domanda che mi faccio sempre è: ma questa persona ci fa o ci è in buona fede o in mala fede? Cioè, fa questo lavoro perché è pagato espressamente per farlo, quindi consapevole di fare un lavoro di disinformazione, oppure talvolta la persona può fare un lavoro di disinformazione inconsapevole, no? Perché è convinto di certe cose. Questo è il caso per esempio di molti criminologi che vanno in TV, alcuni sono assolutamente convinti delle stronzate che dicono, e quindi siccome poi vengono pagati per dirle, a quel punto questo rafforza le loro convinzioni e quindi sono in perfetta buona fede, ma alcuni no. Io mi domando, quando ascolto, al di là di quello che dice del contenuto, la domanda che mi faccio, perché me la faccio per chiunque, è il suo grado di buona o di mala fede nel dire alcune cose. E la mia opinione personale è che siccome Paolo mi sembra una persona molto intelligente, di un'intelligenza superiore alla media decisamente, e lo considero proprio bravo nel suo lavoro, quindi credo, non mi stupirei se fosse effettivamente pagato apposta per fare quel lavoro. Alcuni del suo gruppo sono troppo cretini per essere in mala fede, diciamo, e quindi riconosco una dose di buona fede, diciamo. Però su Paolo posso avere dei dubbi. Lui dice che è perché per passione, per queste cose, potrebbe anche essere. La mala fede c'è in una persona nel CIGAP come Umberto Eco, perché lui fa parte di queste società segrete, quindi
è assolutamente a conoscenza di queste cose. Infatti, poi Paolo può accettare un contraddittorio con me, non lo accetterebbe mai. Primo, perché Umberto Eco, e quindi è troppo superiore, diciamo, a persone come me che non contano niente, di cui forse manco avrà mai sentito parlare. Ma poi soprattutto perché lui verrebbe smontato da un complottista preparato in ben poco tempo, insomma, basterebbe fargli alcune domande e lì dovrebbe o ammettere la sua ignoranza di certe cose oppure dovrebbe entrare in tradizione, quindi preferisce il silenzio. Chiaramente, quando si va su società segrete, Rosa Croce, Templari eccetera, lui è un esperto e a quel punto non potrebbe negare certi fenomeni e con alcune domande ad hoc la persona entrerebbe subito in contraddizione. Insomma, con Paolo questo non può essere fatto perché chiaramente non si occupa di questo campo e quindi va bene. Ma posso certo rispondere. Certo, rispondi. Sul termine cretini riferito ai miei colleghi non sono assolutamente d'accordo e non mi sembrano dei toni molto corretti, però lasciamo perdere, non è questo il problema. Che io sia in buona fede o mala fede, beh, ovvio che cosa vengo a dire, che sono in mala fede, non ve lo direi mai se fosse così. Certo. Però faccio un ragionamento abbastanza... Paolo, per colleghi non intendo però il tuo team di lavoro stretto, colleghi nel senso persone che lavorano nel campo della controinformazione, posso anche fare qualche nome, beh, penso più a dei criminologi che lavorano nel mio campo. Se devo pensare al tuo team di lavoro, una persona che seguo è Massimo Polidoro, che non è un cretino però, anche se lui comunque per le argomentazioni che usa lo ritengo in buona fede, cioè lui è convinto di quello che dice, però fa un lavoro molto completo quando fa i suoi lavori, quindi io il mio giudizio è che sia in buona fede e non sia consapevole di quello che fa, insomma. Beh, su questo sono d'accordissimo ovviamente, ma per altri punti da un altro punto di vista sono perfettamente d'accordo. Quello che volevo dire sulla mia possibile mala fede o buona fede, se io facessi queste cose per soldi, cioè se il mio scopo fosse quello di guadagnare chissà quali cifre, farei il cospirazionista, perché è molto più facile. Faccio un esempio: Peter Colosimo, ve lo ricordate? L'autore di tanti libri di archeologia alternativa, sì, che andava tantissimo negli anni 70. Io avevo tutta la collezione dei suoi libri, me li sono divorati perché erano delle storie affascinanti. Poi salta fuori parlando con gli archeologi, che sono balle meravigliosamente confezionate, però facilissime da costruire. Partorire un libro di tesi alternative, tesi di complotto o tesi di archeologia, di fantarcheologia, è facilissimo. Gente come Eric von Däniken, David Icke, che chiede 50 euro a testa per conferenze che durano 8 ore, riempie intere sale. Invece queste cose ce le sogniamo. Facciamo un convegno e dovessimo mettere fuori il biglietto, non viene nessuno. E lo stesso, faccio giusto un esempio, giusto per restare nel concreto nei dati. L'editore PM commissionò al CICAP un libro di smentita delle tesi complottiste sull'11 settembre e commissionò un libro di tesi a favore dell'ipotesi di complotto a Giulietto Chiesa e al suo gruppo. Li pubblicò entrambi, che dal punto di vista editoriale è sicuramente un segno di alto ingegno commerciale. Quando poi sono passati alcuni anni, il libro di Giulietto Chiesa è stato ampliato e ristampato, il nostro no. Quindi se avessimo voluto fare un'operazione commerciale per specularci, ci saremmo trovati veramente in braga di tela, che è quello che è successo comunque. Per cui no, dal punto di vista dell'essere pagato per fare queste cose, no, non ci sta, proprio nel senso che i miei conti sono abbastanza trasparenti, non è che io vada in giro né in Lamborghini né in altre cose, non sono stato eletto eurodeputato o altre cose, quindi non ho avuto nessun beneficio, forse qualche momento di soddisfazione personale sì, però soprattutto per la storia dei complotti lunari, perché ho avuto il piacere di conoscere i tecnici che hanno lavorato a questo prodotto. Però dal punto di vista, secondo me, basta seguire i soldi, come si dice spesso nelle tesi di complotto, guarda chi ci guadagna di più. Faccio giusto per restare sempre nel campo dei dati, il progetto Zero, il documentario di Giulietto Chiesa, è stato dichiarato dai creatori stessi del progetto come
un'opera che ha un valore di 500.000 euro che sono stati raccolti attraverso una colletta. E poi non è mai uscito al cinema regolarmente, è stato distribuito su DVD, adesso è scaricabile gratis da internet, quindi come operazione commerciale c'è da chiedersi dove sono finiti questi soldi. Quindi guardiamo bene anche qui, seguiamo il modello di chi ci guadagna di più, e lì possiamo farci delle domande. Dal mio punto di vista, io lo faccio per passione. Non ci credete? Va bene lo stesso, io lo faccio lo stesso per passione. Ti volevo chiedere in conclusione, visto che abbiamo appunto Paolo Franceschetti, no, lui, come sai, no, tra le sue ricerche, no, sostiene, appunto, lo diceva prima, no, dell'esistenza di una organizzazione, in sostanza, che esegue dei delitti in chiave rituale esoterica, a cui andrebbero ricondotti, no, poi tutti i cosiddetti delitti mediatici, cioè quelli che poi vanno in televisione continuamente. Lui poi sostiene, no, che ad esempio con la tecnologia di oggi qualsiasi satellite, ad esempio, no, potrebbe, con le immagini prese dal satellite, andare a zoomare, quindi a vedere in un determinato momento, no, chi ha eseguito un determinato delitto, e questa sarebbe, insomma, una delle prove per cui, no, in realtà le cose non sono andate come ci vogliono far credere, e appunto esiste questa organizzazione che, per i motivi che lui elenca, insomma, di volta in volta trova dei simboli, trova delle possibili spiegazioni che abbracciano la sua tesi. Ecco, ti volevo chiedere così, anche qui a titolo personale, che cosa ne pensi? Anche questa sarebbe un po' come le scie chimiche, no? Potrebbe provocare anche questa un allarme sociale, no? Pensare che c'è un'organizzazione occulta che commette delitti di questo tipo. Sì, potrebbe, in effetti, potrebbe succedere. Anche qui, campo di indagine assolutamente interessante. I vari movimenti satanisti sono sempre un oggetto giornalisticamente interessante. La domanda è: le premesse sono giuste? Per esempio, quello che citavi sulla possibilità dei satelliti, dal punto di vista tecnico non sta in piedi. Se si parla con chi lavora nel campo della ricognizione satellitare, privata, militare, e anche per semplici calcoli che si possono far fare a qualunque appassionato di astronomia, non è possibile fare quello che hai descritto, cioè avere i satelliti che guardano ogni centimetro quadrato del mondo in continuazione, fanno dei passaggi ben precisi, seguono delle orbite ben conosciute, ben calcolate, anche quelli top secret, in realtà gli astrofili sanno dove sono e pubblicano su internet le coordinate per inseguirli, per cui questo elemento, a mio giudizio, non è una prova di granché, però è comunque una tesi affascinante che ha un merito. Voglio dire, rispetto ad altre tesi che io vedo che possiamo classificare serenamente nelle tesi di complotto, questa potrebbe avere una sua credibilità. Voglio dire, Franceschetti non sta dicendo che esiste un complotto di uomini carota che vanno in giro, emergono dagli orti e massacrano le persone nel sonno. Sta proponendo una tesi secondo la quale alcune persone, invasate dalla loro cultura religiosa, commettono dei delitti. Non c'è nulla di fantascientifico, purtroppo abbiamo degli esempi concreti di questo genere di cosa, per cui è una tesi che ha una sua rispettabilità. La domanda di fondo però è: prima di arrivare dire che questa tesi corrisponde alla realtà, servono degli elementi di prova. Ce li abbiamo? Bene. Se non ce li abbiamo, allora bisogna cercarli meglio. Paolo? Allora, due cose. Intanto rispondo a una cosa che aveva detto prima, che è facilissimo guadagnare con queste cose. No, non è facilissimo, perché per costruire una tesi complottista ci vogliono anni. Non la costruisco in un mese. E deve avere anche una coerenza. Io appartengo a quelli che hanno costruito tesi complottiste e ci ho messo 7 anni per fare il mio primo libro, che ha radunato tutti i materiali. Non so quanto ci guadagnerò e se ci guadagnerò, ma non è questo il punto. E comunque non è così facile. Non è facile neanche l'altro lavoro, quello di smontare. Quindi son due lavori comunque entrambi molto difficili, secondo me. A parte questo, invece, per quanto riguarda i satelliti, allora, diciamo che quello che dice Paolo potrebbe anche essere corretto, anche se non è proprio così, perché noi non sappiamo
esattamente la tecnologia militare a che livello è, ma per quello che ci costa. Alcuni delitti, per esempio quello di Melania Rea, sono avvenuti a poche centinaia di metri da una caserma militare. Il delitto di Carlasco avviene relativamente vicino a una base NATO, e questi sono continuamente monitorati 24 ore su 24 da satelliti che hanno la possibilità di captare il minimo dettaglio. Ovviamente il magistrato non è che deve acquisire tutto il filmato di tutto quello che è successo. Può chiedere, perché è nei poteri di un magistrato chiedere all'amministrazione militare che gli venga dato per esigenze processuali solamente la parte di filmato che gli interessa di quell'ora e quel settore specifico, e questo lo possono fare tranquillamente. Tant'è che è stato fatto per dei processi di incidenti stradali, cioè si è acquisito il satellite e si è visto chi è che in un tamponamento a catena ha causato il primo casino, diciamo, su un'autostrada, sulla 1 se non ricordo male. E quindi è possibile, ovviamente non per tutti i delitti, perché poi ovviamente alcuni avvengono, che ne so, in un palazzo. Lì acquisire satelliti non serve a niente, la palazzina c'ha diversi piani, quindi però in alcune circostanze non è stato fatto e si poteva fare, o in alcune circostanze è stato fatto e il magistrato poi hanno bruciato l'auto dopo che ha chiesto l'acquisizione del satellite, hanno cambiato il magistrato che non ha chiesto, quello che è arrivato dopo, l'acquisizione dei dati satellitari. Quindi comunque quello non è questa la prova provata di quello di cui mi occupo io. Questo è uno dei tanti elementi da cui si può dedurre che delle volte ci prendono in giro, fanno finta di non sapere chi è l'assassino nel delitto X o Y, quindi è un elemento da cui si può capire che potevano capire e non vogliono, ma non è questa la prova. Insomma, le prove che porto sono ben altre, insomma, i dati che porto sono altri, insomma. Ok, vuoi che posso aggiungere? Sì, una cosa? Certo. Ma io sarei molto interessato, per esempio, a fare quello che adesso va di moda, si chiama fact checking, no? Insomma, a fare le pulci, se vuoi, a questa affermazione secondo la quale ci sono degli incidenti stradali che sono stati ripresi, filmati dal satellite. Questo contraddice tutte le nozioni tipiche assodate della tecnologia satellitare, quella che vediamo che nella ricognizione degli altri pianeti. Ne ho parlato con gli esperti del settore, lo dicono: guarda, filmati non esistono, esistono delle fotografie, ma non c'è il filmato, non c'è l'occhio che sta fermo in orbita e guarda. Se Paolo Franceschetti ha delle prove in senso contrario che mi smentisco, sono interessatissimo a vederle, però ci chiederei un attimo di cautela prima di darle per assodata, perché mi servono nomi, numeri, cifre, altrimenti c'è il rischio che in realtà questa sia una pista falsa. Questo non vuol dire che la tesi complessiva sia sbagliata, ma che questo potrebbe essere un elemento che non è a favore di quella tesi. Sento che sta digitando, Paolo. Sì, infatti stavo cercando, bravo. Stavo cercando. Fai un casino quando la sentenza che era stata risolta con l'acquisizione del dato satellitare, però chiaramente adesso mi ci vuole un po', insomma. Poi pensavo, se durava di più il discorso di Paolo, forse riuscivo a trovare. Adesso non, in 3 secondi no, non è venuto fuori niente. Senti, gli vuoi dire, no, visto che poi concludiamo su questo, magari ti do anche tempo quindi di fare questa ricerca. Io ho ricordato quella del satellite perché è quella che mi ricordavo, no? Ma tu vuoi dire a Paolo Attivismo, anche se probabilmente forse alcune cose le avrà lette nel tuo blog, ecco, 2 o 3 prove tipo che porti e che, diciamo, confermano la tua teoria, le tue ricerche, no, sulla matrice, diciamo, univoca dei delitti? Ma guarda, sì, io lo posso fare, però scendiamo in un campo in cui comunque lui è meno preparato di me, quindi non. E inoltre c'è, il discorso è sempre abbastanza complesso. Se ti dico, mi viene in mente la prima cosa tra le tante: in alcuni delitti, per esempio a Cogne o a Erba, il sangue, quando c'è un corpo a corpo e la persona viene uccisa all'arma bianca, esce una quantità di sangue inverosimile, gli abiti devono essere strizzati dopo, quasi come se fossero stati immersi in una vasca, no? Il sangue è dappertutto, ma solo nella stanza del delitto.
Quindi praticamente le vittime, dopo aver fatto quel casino, escono e non lasciano una goccia singola di sangue sulle scale. La stessa cosa vale a Cogne, no? La mamma avrebbe in 6 minuti e mezzo, questo è il tempo massimo che hanno calcolato i magistrati, essere passato dal momento in cui lascia il figlio, l'altro figlio, alla fermata del bus e rientra a casa fino a che non chiama i soccorsi. 6 minuti e mezzo. In 6 minuti e mezzo ha massacrato il figlio col sangue che stava pure sul soffitto, ma lei non aveva una goccia di sangue addosso. E nella stanza del delitto c'era sangue dappertutto, non c'era sangue fuori dalla stanza. Arrivano i soccorsi, tra l'altro la trovano vestita, il sangue è sul pigiama, quindi lei si sarebbe rimessa al pigiama, avrebbe ucciso il figlio e poi si sarebbe cambiata. Ma poi ripeto, a lui il sangue rimane anche dopo 10-20 anni, anche dopo ripetuti lavaggi in una doccia o in una vasca da bagno. Non hanno trovato una goccia di sangue nella vasca da bagno o in altre parti della casa, quindi è assolutamente evidente che non poteva essere stata la madre, come è assolutamente evidente che non potevano essere stati i coniugi di Erba. Tra l'altro a Erba le vittime vengono scannate con una tecnica identica per tutte le vittime, che è una tecnica da corpi speciali, tant'è che il sopravvissuto Mario Frigerio rimane vivo perché c'è una malformazione alla carotide. Cioè, e questo che cosa significa? Significa che la persona che l'ha scannato l'ha lasciato lì a morire sapendo che la persona sarebbe morta. Uno spazzino, una casalinga come erano Rosa Bazzi o Lindoromano, non avrebbero potuto colpire in quel modo, non era la loro tecnica, non potevano usare una tecnica da corpi speciali delle vittime così, avrebbero dato diversi fendenti a caso. Invece la persona che ha dato il colpo a Mario Frigerio era sicuro probabilmente che la persona sarebbe morta e l'ha lasciato lì sicuro della sua tecnica, e invece questo appunto è sopravvissuto. Quindi questo è uno dei dati più eclatanti di questi delitti. Perché? Perché simulano non bene, secondo me, in modo molto approssimativo la scena del delitto, lasciano delle tracce per confondere le idee, attribuiscono la colpa a degli sfigati che spesso li costringono anche a confessare, o delle volte confessano a seguito di un lavaggio del cervello, convinti in buona fede di quello che dicono talvolta, però non riescono a simulare tutto per bene. Quindi in effetti quando uno legge gli atti processuali è un disastro dal punto di vista delle indagini, peraltro con prove falsificate, manipolate. Quando c'è una manipolazione della prova palese, con addirittura Erba delle denunce fatte ad alcuni che si sono occupati delle indagini, cioè ti viene il dubbio che c'è qualcosa che non va. Cioè, perché i carabinieri devono manipolare le indagini su Erba? Se sono due sfigati che hanno ucciso 4 persone a caso, ma che bisogno c'è di manipolare le indagini per cercare di incastrare questi due? Non c'è motivo, no? Ma al di là della manipolazione delle indagini, che insomma è un disparte, ma soprattutto quello che non torna è questa cosa del sangue, che peraltro poi spesso, come a Cogno, come in altri delitti che mi sono occupato, c'è uno sgocciolamento fino alla finestra, e alla finestra termina lo sgocciolamento del sangue. Ora, se tu leggi gli atti processuali, vedi che il giudice ha giustificato, per esempio, a Erba, che col fatto che Rosa Bazzi, dopo aver ucciso il bambino, avrebbe preso una boccata d'aria e quindi avrebbe aperto la finestra per prendere aria, e quindi ecco perché il sangue era sul davanzale. In altri delitti c'è ugualmente questo sangue fino al davanzale con la finestra aperta, senza giustificazione. Però ripeto, poi io adesso dico queste cose qua, Fabio, però Paolo può rispondere per quello che, certo, è quello mente, che vogliamo, non, quello se che... non ha mai approfondito, insomma, il dibattito poi non... No, infatti questi sono casi che io non seguo proprio perché non sono risolvibili. Vale a dire, si possono costruire delle congetture sulle base dei fatti, come dicevamo prima, abbiamo degli elementi e poi su quelli, selezionandoli, possiamo costruire delle ipotesi, però non abbiamo niente di risolutivo, perché c'è di mezzo soprattutto la natura umana, ci sono dei testimoni, non ci sono dati oggettivi concreti sui quali si può lavorare seriamente. Quei pochi dati che ci sono, come diceva Franceschetti, controversi, perché si sospetta sono stati inquinati, e quindi alla fine non si arriva da nessuna parte. E allora, se vuoi
provocatoriamente potrei girare anche a Paolo Franceschetti la stessa domanda: chi te lo fa fare? A un certo punto, se tanto non riusciremo mai a arrivare alla verità, a che pro indagare così con accanimento, per così dire, nei confronti di queste storie, che sono comunque delle tragedie serissime? Che senso ha? No, beh, Paolo, io sono avvocato in certi processi, quindi è il mio lavoro. Ok, sei coinvolto in questi processi? In alcuni, no, non tutti, in alcuni sì, di alcuni sono legale, poi ho dovuto confrontarli con altri processi per vedere quali erano gli elementi di somiglianza, per trarre degli spunti, e anche perché poi spesso ricorrono talvolta anche gli stessi criminologi, talvolta gli stessi avvocati di controparte, quindi ovviamente fai tutto un lavoro di comparazione tra i vari processi, perché serve ai tuoi fini, e quindi ti accorgi di queste anomalie anche in processi in cui magari non sei parte, insomma. E quindi no, io lo faccio per questo motivo qua. Quindi sei in quale di questi processi sei coinvolto direttamente come avvocato o difensore? Se ho capito bene. Per esempio, nel processo delle bestie di Satana sono il legale dei due ragazzi che sono stati considerati capi delle bestie di Satana. Ho capito. Allora, Paolo, se hai, Franceschetti, dico, se hai trovato qualche dato, non ce l'hai fatta, penso. Come No, non ho cercato. Ok. Allora, direi che no, il confronto è stato molto interessante, sicuramente due approcci completamente, ma non tanto anche per gli argomenti, ma proprio direi come approccio alle materie, no? Totalmente diverso, ma credo che insomma, sia stato un dialogo piacevole da ascoltare, quindi io ringrazio Paolo Attivissimo che è stato con noi. Lui, tra l'altro, tu trasmetti in una radio svizzera, giusto? Sì, era lavoro per la radio televisione svizzera in lingua italiana. E infatti adesso scappo e vado a preparare la trasmissione di domani mattina. Perfetto. Fabio, ma prima di mandarlo via, gli facciamo dire quella cosa del generatore. Ah, quello che è fantastico, è vero. Generatore di complotti. Tu hai un generatore di complotti che prima di cominciare ci hai fatto ridere, no? Perché hai una sorta di creatore random di complotti. Sì, se non ce l'ho io, in realtà è stato pubblicato su internet. Non è il solo del suo genere, se ne trovano parecchi in circolazione, però ce n'è uno, per esempio, che l'indirizzo è la tv non te lo dice.altervista.org, che genera delle tesi di complotto a caso, prende pezzi delle affermazioni più ricorrenti delle varie tesi cospirazioniste, dagli uomini di lucertola alle chimiche, all'11 settembre, allo sbarco sulla luna, alle medicine, ai virus che vengono fabbricati dai fabbricanti di antivirus e quant'altro, e le rimescola a caso. E secondo me questa è una bella dimostrazione del fatto che non ci vuole molto per fabbricare una tesi almeno apparentemente credibile. Alcune volte vengono fuori dei risultati comici, uno di quelli che citavo prima era quello dei Boy Scout che partorirebbero, non mi ricordo più che cos'era, i Boy Scout fanno qualche cosa, organizzano delle cose terrificanti, tutta colpa loro. Oppure la massoneria, per esempio, che è la più potente associazione segreta del mondo, diffusa ovunque. Fate attenzione ai simboli e ai messaggi subliminali come la squadra e il compasso. E la mia riflessione è: sì, in effetti sono dappertutto, ce li abbiamo, li mettiamo noi nei bambini, negli astucci dei nostri bambini, quindi figuriamoci, è un complotto di grande successo. Ma è un modo per sorridere un pochino su queste cose, perché è facile farsi prendere dalle seduzioni, unire i puntini, però bisogna vedere se li abbiamo uniti nel modo giusto. Alla fine la proposta che faccio io con i colleghi è semplicemente questa: sappiamo che ci sono alcuni processi mentali che ci possono portare fuori strada in qualunque indagine, dalla più banale, dalla ricerca di una nuova particella fino alle indagini mediche, sono i nostri pregiudizi. E allora cerchiamo di usare degli strumenti il più possibile oggettivi e che possono compensare gli inevitabili pregiudizi che abbiamo avuti. Se ci riusciamo, magari riusciamo a avvicinarci un po' di più alla verità, qualunque essa sia, senza dire no, in partenza sicuramente non può essere quella. Magari è, magari scopriamo qualche cosa, magari vinciamo un premio Pulitzer perché finalmente troviamo le prove della telepatia o dell'esistenza degli unicorni mannari, chissà. Grazie a Paolo Attivissimo, buonanotte e buon proseguimento. Ciao Paolo. Ciao.